E ciao a tutti ragazzi, qui XWilly, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui, come potete ben vedere, circondati da GTA. Ebbene sì, perché oggi è un giorno speciale per la saga di GTA, poiché compie il 26esimo anniversario. E adesso sapete tutti quanto per me sia importante la saga di Grand Theft Auto. Quindi per cui, in onore di questo 26esimo onomastico, ho deciso di farvi vedere tutta la mia collezione dei Grand Theft Auto. Come vedete sono un bel po', quindi andremo per ordine. Cercherò di andare in ordine d'uscita, ok? Detto ciò signori, io spero che questo video vi possa piacere. Se così fosse, lasciate un bel like per supportare al meglio il canale, commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Inoltre fatemi sapere cosa rappresenta per voi la saga di Grand Theft Auto all'interno delle vostre vite e soprattutto a che età avete conosciuto la saga di Grand Theft Auto e magari quali Grand Theft Auto avete giocato. Ma signori, detto ciò, cominciamo con la mostra di questa mega collezione. Signori, la saga di GTA nasce il 21 settembre 1996, quando per PS1 venne lanciato GTA 1. Tra l'altro non era neanche sviluppato da Rockstar Games, ma era sviluppato da... di qualcosa, non mi ricordo il nome della... forse DMA, sai? Potrebbe essere che era sviluppato dalla DMA. Poi vabbè, Rockstar ci ha visto lungo e ha acquisito il tutto, quindi è subito diventato di Rockstar Games. Io purtroppo non posseggo né GTA 1, né GTA 2 e neanche GTA London, per cui la mia collezione si apre con GTA 3. GTA 3 che ce l'ho in versione PS2, questo tra l'altro l'ho recuperato di recente. Ce l'avevo in origine su PS2, il primo GTA in 3D tra l'altro, e niente, ricordo che lo droppai subito poiché era veramente difficile per l'epoca, era un casino giocarci, poi ero piccolino, insomma fu letteralmente un disastro. E questo è GTA 3, come vedete non è messo proprio benissimo, ma non era neanche di mia proprietà. E signori, abbiamo tutto qui dentro, abbiamo come vedete il manuale di istruzioni, che è una cosa che ad oggi non vediamo più, dove abbiamo tutto l'indice, potevamo guardare i trasporti, la mappa, le varie radio presenti in gioco, i pezzi grossi, veramente ma veramente tanta roba. Ad oggi non abbiamo più nulla di tutto ciò nei giochi moderni. Tra l'altro qui abbiamo la mappa, che come vedete presenta qui GTA 3 e dall'altro lato appunto la mappa di Liberty City, che è diversa dalla Liberty City di GTA 4. Tra l'altro spoilerino, io di mappe di GTA 3 ne posseggo due. Per quale motivo? Perché questa è l'originale. Non che questa qui non sia originale, ma questa qui fa parte del GTA 3 che ho recuperato, mentre questa qui è la mappa del GTA 3 che possedevo io nel 2008 circa, solamente che all'epoca non ero un collezionista, quindi vendetti GTA 3, tenendomi la mappa perché mi piaceva. Quindi questo lo mettiamo da parte e ci spostiamo al prossimo più vecchio, sia Grand Theft Auto Vice City, sempre recuperato da poco. Chi segue i video Mega Unboxing conoscerà già questa collezione, sempre in versione PS2, condizioni direi piuttosto buone. Ah, ovviamente tutti questi giochi sono rigorosamente scritti in italiano, sia nel manuale che nella mappa che nella copertina. Ci ho messo un po' a trovarli in italiano. Grand Theft Auto Vice City non è stato un Grand Theft Auto importante nella mia vita, a differenza di ciò che possono dire molte persone che hanno conosciuto proprio la saga di Grand Theft Auto con Vice City. Ma io all'epoca per PS2 non comprai Vice City, ma ricordo che lo recuperai per PC, tra l'altro in versione craccata, quindi me ne vergogno di questo. Ma ragazzi, ero un bambino, non avevo soldi, avevo comprato il PC con i soldi della prima comunione, spendendoli praticamente tutti, quindi di conseguenza cosa toccava fare? Signori, anche questo qui, come vedete, in buone condizioni, discrete tutto sommato, e anche qui troviamo ovviamente il manuale che presentava sempre le medesime cose, no? Quindi ciò che potevamo fare, le varie radio, le ambientazioni, veramente tanta roba ragazzi, proprio belli belli. Tra l'altro i Love Feast, cioè guardate che roba, che cura Rockstar. E poi avevamo anche la mappa, mappa che presentava ovviamente da questa parte Vice City, con tra l'altro varie attrazioni principali, mentre dall'altro il posterino. Davvero ma davvero niente male, sarebbe bello esporre tutto ciò, ma credo servirebbe una casa di 95 metri quadri. Comunque dai, credo di essermi sdebitato dalla crack, dato che l'ho recuperato in versione PS2 e dato
detto che l'ho comprato in versione PS2 sullo store, quindi l'ho ricomprato due volte, credo di essermi sdebitato. Prossimo gioco che è sicuramente il più importante per me della saga di GTA, o uno dei più importanti, adesso vi spiego perché, GTA San Andreas. Ebbene sì, perché io ho conosciuto la saga di Grand Theft Auto grazie a Grand Theft Auto San Andreas. Piccola lore, l'avevo visto a casa di un parente, non ricordavo il nome, quando tornai a casa lo cercai con il nome di Grand Theft Auto Santa Claus. Le cose che mi comparvero mi traumatizzarono a vita praticamente. Tipo c'era Babbo Natale che veniva sgozzato, cose di sto tipo. E signori, ricordo che vedere questo mondo aperto dove letteralmente potevi fare quello che volevi, no? Prendevi una macchina, andavi in giro, c'erano le montagne, poi andavi in aeroporto, ti prendevi l'aereo, ti dirigevi chissà dove, nel frattempo arrivava il caccia che ti sparava. Signori, per un bambino di 8 anni vedere tutto ciò era un qualcosa di wow. E io avevo giocato al massimo a Need for Speed Underground 2, dove quello che potevi fare era andare in giro con una macchina e fare le gare. Nulla togliere a Need for Speed Underground 2, per carità, ma questo era 100.000 volte meglio. Tra l'altro all'epoca non disponevo di una PS2, giocavo solo su PC, e ricordo che andai a comprare la versione PC. Infatti questa qui è storica, è stato il primo GTA mai comprato da me. Poi vabbè, lo comprò mio padre perché io non c'avevo i soldi, e lo comprai al GameStop. Questo qui risale circa al 2008-2009. Spoiler, quando tornai a casa non lo potetti giocare perché il mio PC non soddisfava i requisiti minimi. Vi lascio immaginare la delusione di tutto ciò. Però ragazzi, come vedete, qui abbiamo San Andreas. Le condizioni sono discrete tutto sommato, considerando che di viaggi ne ha fatti questo. E anche qui signori abbiamo la mappa, che adesso vi vado ad aprire, ed il manuale, che era un qualcosa di imbarazzante. Cioè questo manuale è stupendo, è rarissimo, poi tutto in italiano, sono 78 pagine di manuale, e signori c'è scritto letteralmente di tutto e di più, dalle radio a cosa fare nelle varie città, i locali dove mangiare, San Fierro, cioè veramente tanta, ma tanta roba. Cioè questo manuale qui io ne vado strafiero e sono felice di averlo conservato, perché dispone veramente di una miriade di cose. Cioè è pazzesco sto manuale qua. E poi, come vi dicevo, abbiamo anche la mappa. Mappa che mi sa che è meglio che non vada ad aprire, perché è tutta smontata. Questo sia perché io comunque la utilizzavo davvero tanto all'epoca, e sia perché Rockstar all'epoca, per la versione PC, ha deciso di farla seghettata, non so per quale motivo. Infatti si spezza ogni 3 secondi. Comunque qui abbiamo tutta la mappa di San Andreas che bene conoscete, e dall'altro lato abbiamo il mega posterone con il buon Ten Penny. Quindi signori, grande pezzo di storia Grand Theft Auto San Andreas, che tra l'altro appunto ho anche in versione PS2, recuperato da poco. Anche questo signori c'ha il CD in condizioni migliori rispetto a quello che è su PC, con anche qui manuale che, come vedete, è diverso già, è molto più piccolino, ha molte meno cose ed è completamente diverso. La mappa, che non vi vado ad aprire, è letteralmente uguale, l'unica cosa che cambia è il posterone, che nella versione PS2 rappresentava in buona sostanza la copertina ingrandita. E qui abbiamo una lettera che andava compilata ed inviata a Rockstar Games per ottenere delle ricompense, robe proprio di un'altra epoca. E San Andreas ovviamente lo dispongo anche in altre edizioni, tipo in versione digitale sul PS Store e su smartphone. E tra l'altro questa qui è la mappa originale di quando lo possedevo su PS2, sempre che poi l'ho venduto, eccetera eccetera. Passando ai prossimi due signori, qui abbiamo due grandi classici a mio avviso, che ho scoperto che in molti non conoscono in realtà, e stiamo parlando di Vice City Stories e Liberty City Stories, usciti nel 2005 e 2006, se non mi sbaglio lui è 2006 e lui è 2005. Ve li metto insieme perché sono due spin-off sostanzialmente. Lui è ambientato prima di GTA 3 e lui è ambientato prima di Vice City, quindi veramente, ma veramente una figata. In origine uscirono per PSP, difatti io ne abusai tantissimo su PSP, giocai tantissimo su PSP, poi ho scoperto che erano usciti anche per PS2 e all'epoca li comprai anche su PS2. Non sono questi i miei originali, tutti quelli che vedete PS2 li ho recuperati di recente con una collezione. Signori, io comincerei da Liberty City Stories, che credo sia quello che è uscito prima. Non ho molto da dirvi in merito a questo gioco, le condizioni sono discrete, e anche qui troviamo il manuale con varie cose su come comportarsi,
gli spettacoli, gli sconti al momento, come visitare la città. Ovviamente anche qui mappa, come vedete qui il posterino come sempre, e dall'altro lato la mappa di Liberty City. Nonostante io abbia giocato davvero tanto a Liberty City Stories, non ho molto da raccontarvi, se non che mi è stato venduto come il GTA 3 con le moto. Sì, letteralmente, quando sono andato a comprare Liberty City Stories per la prima volta, mi è stato detto: ce l'hai presente GTA 3? Bene, questo è GTA 3 con le moto. E non che cambi la storia o cambi chissà che, è GTA 3 con le moto. Quindi io lo comprai per quello. E anche di lui dispongo la mappa originale. Esatto, questa qui è la mappa di quando lo possedevo io su PS2. Questa mappa è l'originale. Questa è la mia. Ah, e tra l'altro lui lo posseggo anche in versione iOS. Passando a Vice City Stories, questo qui è stato veramente un bel gioco. C'ho veramente dei bei ricordi. Come vedete anche qui ce l'ho in versione PS2. Dentro abbiamo sempre il CD con delle condizioni discrete, messo benino, ecco. Anche lui con manuale originale. Cioè, quanti erano belli i manuali. Guarda te che roba. Guarda che figata. Cioè, pazzesco. Poi tutte le radio così. C'è una roba veramente d'altro mondo. E ovviamente è lo sponsor, perché stava per uscire Bully 2. Bully 2 Bully. Ed ovviamente la mappa con posterino da questo lato e la mappa da quest'altra. Anche di lui dovrei disporre la mappa originale, solo che in versione PSP, perché io all'epoca lo comprai per PSP. Come vedete cambia solamente il poster, poiché letteralmente la mappa è uguale. E ragazzi, io di Vice City posso raccontarvi davvero tanto. Mi piacque davvero tantissimo, perché ricordo che si poteva notare, cosa che non si poteva fare negli altri GTA. Mi piaceva l'ambientazione, mi piaceva il protagonista, mi piaceva anche la storia, le musiche che c'erano. Guarda, era proprio una roba fotonica. Mi divertì davvero tanto a giocare su PSP con questo gioco qui. C'ho veramente dei bei ricordi. Anche quando scoprì che c'era il concerto dei Phil Collins, no? Perché qui dentro sto gioco, se tu ti recchi allo stadio ad una certa ora, praticamente parte il concerto dei Phil Collins. Una cosa fuori di testa praticamente. Neanche in GTA 5 abbiamo ste robe qua. E ricordo che c'è anche stato questo bel momento di condivisione con mio padre, dove gli fece ascoltare il concerto dei Phil Collins, dato che lui ascolta i Phil Collins. Gli fece ascoltare questo concerto e rimase sbalordito, mi ricordo, per la cura con la quale era stato ricreato all'interno del gioco all'epoca. Cioè, che letteralmente sono due poligoni che si muovono. Quando cambiano i tempi, ragazzi, eh. Ed in linea teorica, poi, se non mi sbaglio, uscì Grand Theft Auto Chinatown Wars, gioco uscito per Nintendo DS, portato poi anche su PSP e anche su iOS. Difatti io lo posseggo anche su iOS, l'ho posseduto anche per Nintendo Switch, ma soprattutto per PSP. Signori, che dire di Chinatown Wars? Mi piacque non tantissimo in realtà. Non sono stato un grandissimo fan di Chinatown Wars, se non per le interazioni che avevate. Qui, come vedete, è UMD. Il schietto è messo benino, anzi è messo bene. La PSP andava con UMD. Il libricino, che era davvero una cosa piccolissima, tenerissima, perché è giustamente per la PSP la custodia era piccola. Bellissimo. E ovviamente la mappa, che è davvero messa bene. Come vedete qui abbiamo sta tizia, che non ricordo come si chiama. E da quest'altro lato la mappa di Chinatown Wars, che altro non era che la mappa di GTA 4, più piccolina, più quadrata, poiché questo gioco aveva, diciamo, una ripresa dall'alto un po' particolare, quindi ok. E difatti mi sa che uscì prima GTA 4, però vabbè. E niente, dicevo comunque che di questo gioco mi stupì davvero tanto le interazioni che potevate avere. Grattare, gratta e vinci, oppure c'era tutta una modalità incentrata sullo spaccio, che era un qualcosa di incredibile. Cioè, tu andavi dallo spacciatore, ti prendevi appunto ciò che ti serviva, lo rivendevi a di più, quindi c'era anche questa specie di commercio dove tu effettivamente diventavi uno spacciatore a tutti gli effetti. E dovevi essere molto bravo a trovare il venditore giusto e l'acquirente giusto per guadagnare il più possibile. Alcuni scambi tra l'altro andavano male, c'erano delle imboscate, potevi rubare dei furgoncini di altre bande. E poi appena tu arrivavi a casa al sicuro, ti facevi il minigioco che tagliavi la tappezzeria e lì trovavi magari la droga. Ti potevi creare le molotov tu andando dal benzinaio. Ragazzi, una cosa fotonica sto gioco per le interazioni, davvero, ma davvero tanta roba. E poi, signori, ciò che credo in realtà sia uscito prima di Chinatown Wars, quindi li ho sicuramente invertiti, Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4, ragazzi, cosa vi dico a fare?
uno dei miei GTA preferiti, una bella storia, molto ma molto cupa, un ambiente molto cupo. Poi vabbè, la particolarità di questo gioco era l'engine, che è una cosa pazzesca. Primo gioco, primo GTA nell'era HD, e praticamente Rockstar aveva preso ciò che di buono aveva creato con i vecchi GTA e li aveva messi qui dentro. Signori, GTA 4 è uno dei miei GTA preferiti. Nico Bellic, grande protagonista. Vorrei tantissimo una remastered, vi giuro. Questo GTA lo posseggo, come vedete, in edizione Xbox 360, però Special Edition, e in edizione completa per PS3, quindi con Grand Theft Auto 4 e le due espansioni, ossia The Ballad of Gay Tony e The Lost and Damned. Ma lo posseggo anche in versione digitale per PS3 e in versione digitale per PC. Signori, spero vivamente in una remastered di GTA 4, perché è un qualcosa di bellissimo. Adoro questo gioco qui, ci ho passato davvero tantissime ore. Questo qui tra l'altro è quello che avevo originariamente per PS3, quindi comprato circa nel 2011-2010, ossia l'edizione completa. Mamma mia, c'è fotonico davvero. Voi non avete idea di quante ore di gioco ha sto disco qua, tant'è che manco esce. E nonostante tutto si vedeva che già era un attimino più cresciutello, poiché guardate com'è tenuto bene. Cioè non ha un graffio, non ha un graffio. E con sto gioco ci ho giocato l'ira di Dio. Voi non potete capire quanto. Ovviamente qui abbiamo la mappa con delle varie rappresentazioni di Liberty City. Poi si passa a The Lost and Damned e piccola storia di The Ballad of Gay Tony, piccoli riassunti insomma, con la mappa che, se non ricordo male, era molto particolare, poiché a parte il fatto che era già molto più grande, non so neanche se rientra nell'inquadratura. C'è incollata? Non so neanche se c'entra nell'inquadratura. Comunque abbiamo le tre ragazze dei vari GTA, dello Stand Damned con una vita un po' più da biker, al centro quella di GTA 4 e qui la vita notturna di The Ballad of Gay Tony. E la cosa che mi piaceva della mappa è che era tutta unica, quindi come vedete aveva tutti insieme i punti di interesse nella leggenda, suddivisi tra GTA 4 e icone specifiche, tra cui The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony. Tipo esempio, questa qui che era viola significava che era solamente su The Ballad of Gay Tony. La suddivisione in quartieri, tra l'altro, veramente tanta ma tanta roba. Tra l'altro per questo video avevo ordinato anche un'altra edizione Xbox 360, però solamente con i due episodi, che anche quella è molto bella da vedere, però purtroppo non mi è arrivata in tempo. Sto espandendo la mia collezione, cercherò di recuperare tutti i GTA quanto più prima possibile. Qui abbiamo GTA 4, che come vedete all'interno non c'è, perché si trova all'interno della mia Xbox. Anche qui abbiamo manuale, abbiamo la mappa, non ve le vado neanche ad aprire, ma vi vado ad aprire la Collector Edition, che ve la faccio vedere. Tra l'altro tutta questa in italiano pure, benvenuto a Liberty City. Questa, come vedete, è la box esterna. E qui, con una piccola chiavetta, possiamo aprire questa scatola di sicurezza, che all'interno va a celare questo magnifico borsone, che adesso vi faccio vedere. Qui abbiamo la tracolla e qui abbiamo il borsone per le rapine, signori. C'è chi ce l'ha nell'outfit di GTA e c'è chi ce l'ha in vita reale. Come vedete qui brandizzato Rockstar sulla cerniera. E qui sul fronte abbiamo la R ricamata. E all'interno è tutto con la trama Rockstar Games, come vedete, no? Cioè, davvero ma davvero tanta roba, fighissimo. Poi troviamo la soundtrack di Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4 The Music. Ed infine un magnifico artbook dove possiamo andare a vedere tipo come è stata costruita la città, tutto lo sviluppo. Purtroppo questo in inglese, però le prime immagini, quindi diciamo GTA 4 in beta, come sono stati sviluppati i locali, tutti i vari interni, la storia che c'è dietro, perché si trovano così qua, come vedete, tipo come risulta la scritta Sprank nei vari orari, come è stato disegnato Nico Bellic, le prime bozze dalla prima alla finale. È da notare come inizialmente avevano uno stile molto GTA 3, invece poi hanno preso questa forma molto più umana, diciamo. Primi schizzi di vari disegni, guardate che roba. Questi sono i modelli originali, quindi le persone che si sono offerte per fare gli NPC, che sono state scansionate e buttate all'interno del gioco, la ricreazione delle varie animazioni, insomma veramente un gioiellino che andiamo a richiudere e riporre all'interno della scatola. Signori, Grand Theft Auto 5. Che vi dico a fare? Grand Theft Auto 5 lo conoscete tutti molto bene. Cominciai a giocarci su PS3 il 17 settembre 2013, quindi quando uscì. Sul canale trovate l'unboxing originale della Special Edition, che fu
ufficialmente la mia prima copia di Grand Theft Auto 5. Questa qui la posseggo letteralmente dal 17 settembre, con anche annessa guida. Ebbene sì, perché comprai anche la guida, che è un po' messa maluccio, ma ha visto le sue peripezie. Infatti qua c'è una pagina staccata, purtroppo. E signori, che vi dico a fare? Grand Theft Auto 5 è il motivo per la quale esiste questo canale. Se io quel 17 settembre non fossi andato a comprare questo gioco qua, chissà se questo canale esisterebbe, chissà se... Boh, cioè, nel senso, è veramente un casino. Come vedete, questa qui è una steelbook davvero, ma davvero bella, molto bella. E all'interno troviamo ovviamente sia il manuale, ciò che ottenevi grazie al pacchetto Special Edition. Difatti riscattavi il codice e ottenevi ciò. E il gioco? In che condizioni ce l'abbiamo? Praticamente è esatto, buoni. Si vede che ero cresciuto, ragazzi. Tenevo i giochi come proprio Dio comanda. Tra l'altro qui c'è la mappa originale, che io adesso sai che faccio, vado a mettere qua. Non ve la faccio vedere la mappa di GTA 5, così come vado a mettere qua anche la mappa speciale, perché nella Special Edition c'era pure questa mappa che è illuminata in raggi UV, fa vedere cose. Trovate un video sul canale dedicato. E signori, quanti ricordi, quel giorno saltai la scuola per andare a comprare ovviamente GTA 5. Scusatemi, ma che ve lo dico a fare, Grand Theft Auto 5 era più importante della scuola in quel giorno. Voglio dire, stiamo parlando di Grand Theft Auto 5, il gioco che mi ha accompagnato in tutti questi anni e che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Con l'occasione qui ritorna tutto insieme come era in origine. E qui signori abbiamo la guida che è veramente completissima. È una figata, proprio tutta cartacea, così te la metti davanti e veramente ti va a spiegare tutte le missioni, come la devi affrontare, cosa devi fare per fare il 100%, tutti i collezionabili, cosa fare, cosa non fare, le missioni Epsilon. Cioè veramente, ma veramente tanta roba. Sono circa, mi pare, un 400 pagine se non mi sbaglio. Esatto, 426 pagine di guida su come completare il gioco al 100%. Questa guida qui mi ha aiutato davvero tanto nel completamento del 100% e nel platinamento del 100% sia della versione PS3 che della versione PS4. Davvero, ma davvero una marea di roba. Tutti vuole a coltello, cioè super dettagliata come guida. Sicuramente se arriverà per GTA 6 la comprerò. Poi signori, il 18 novembre uscì per PS4. Difatti lo andai a comprare subito. Dovrebbe esserci anche lo scontrino. Che vi dico a fare, la versione PS4 è quella che ho utilizzato di più. Difatti le condizioni sono ottime, mamma mia, pazzesco. Calcolate che l'ho utilizzata appunto da quando l'ho comprata fino a che non uscì la versione PS5 su PS5, appunto, che, spoiler, non ho fisica ma la posseggo digitale. Posseggo anche GTA 5 in versione digitale per PC. Il manuale, che vabbè ve lo faccio vedere, ma era diventato il nulla cosmico rispetto ai vecchi GTA. La mappa, e qui signori abbiamo un altro codice. Ah sì, vero, perché ti davano $1.000.000. Come cambiano i tempi, signori. E qui c'è lo scontrino originale che quasi non si vede più, comprato il 19/11/2014, ossia quando uscì. Non so se si vede. Uscì il 18, ma ci andai il 19 per il semplice motivo che non sono riuscito ad andare giorno 18 stesso. Quindi il day one dell'edizione PS4 mi saltò. E ovviamente lo posseggo anche in edizione Xbox One Premium Edition, tra l'altro. Utilizzato davvero poco, ragazzi, però ce l'ho, difatti come vedete è nuovo. Anche qui con tanto di bonus per il Criminal Enterprisers Starter Pack, manuale che diventa sempre più piccolo e la mappa che è sempre quella. Tra l'altro no, mi sembra che sia stata, sì, sai che questa mappa la vedo più colorata e diversa rispetto a quella delle vecchie edizioni. Quindi nella Premium Edition la mappa fu stampata in modo diverso, non l'ho mai aperta, ragazzi, eh. Infatti fa un odore sta mappa qua. Che buono sto odore, ragazzi, mamma mia. Mai aperta sta mappa, sì, ha dei colori diversi, ha delle aggiunte in più. Bella, bella, bella. Che odore pazzesco. Eccoci tornati, la batteria mi aveva abbandonato, siamo a un'ora di girato. E quindi questa qui è la versione Premium Edition per Xbox. Poi abbiamo l'edizione PC fisica recuperata ad un prezzo veramente basso, ma è suprema, cioè nel senso è tipo una Collector's Edition, la adoro. Qui c'è un piccolo bollino Rockstar che si è tirato via. Rivela appunto sia il manuale che la mappa, la classica mappa, come vedete. Ma la cosa bella di questa edizione è che si è aperta, come vedete, innanzitutto abbiamo Franklin e Michael. E poi qui
signori, abbiamo tutti i dischi che sono diversi. Come vedete abbiamo il play disc, che è quello classico, e poi tutte le varie installazioni hanno, tipo qui, Lamar, Tracy, Simeon. Cioè veramente, ma veramente una gran figata. Dall'altro lato ovviamente così diventa un mega posterone tipo Franklin, Trevor e Michael, Grand Theft Auto 5, bellissimo. Veramente una bella edizione. E poi per finire abbiamo la Collector, anche questa recuperata da poco. Vi dirò la verità, ve la faccio vedere molto rapidamente, poiché trovate un unboxing dedicato qui sul canale. Ve la faccio vedere giusto per completismo del video. Veramente, ma veramente molto bella. Come vedete, altra steelbook uguale a quella della Special Edition. Stessa mappa, stessa altra mappa. All'interno abbiamo il gioco, che ve lo dico a fare, e sotto troviamo il cappellino con la scritta Los Santos ricamata, e ancora più sotto c'è una sacca di sicurezza tipo di Grand Theft Auto 5 con qui la chiave. Ripeto, ve la faccio vedere molto rapidamente perché già il video è lungo, e comunque trovate il video dedicato qui sul canale. Ah, e signori, quasi dimenticavo, abbiamo anche Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, recuperato per Xbox, lo posseggo anche in versione digitale per PS4 e PS5. Dentro non c'è assolutamente nulla se non il gioco, preso su Amazon a 15€. Per Xbox ce l'ho giusto per collezione. Peccato davvero per il fatto che all'interno non ci sia neanche una mappa, neanche un manuale. Però è bello da avere, nel senso, alla fine ci sono i tre grandi classici. Poi così male queste definitive non sono, l'hanno fatta passare come la pecorona nera del branco, però alla fine sono giocabilissimi, si potevano essere trattati sicuramente in mille modi diversi, però poi così male non sono. Detto ciò ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto, è già lungo di suo. Signori, fantastico, bellissimo, questi sono tutti i GTA che posseggo, la mia collezione, alla quale tengo davvero tantissimo. Tra il fatto che ci sono giochi che appunto ho comprato io originariamente ai tempi, tipo appunto la Special Edition di GTA 5, oppure l'edizione PC di San Andreas, che hanno davvero una marea di anni e alla quale tengo davvero tanto. Inoltre ci sono anche altri recuperi alla quale tengo ugualmente tanto e alla quale devo davvero tanto. Cioè, nel senso, per me la serie GTA è quel gioco che mi ha fatto, diciamo, scoprire il mondo dei videogiochi, che mi ha fatto appassionare al mondo dei videogiochi. Per me la saga di Grand Theft Auto è quella saga con la quale ho costruito un lavoro. Per me la saga di Grand Theft Auto è letteralmente un pezzo importante della mia vita, per cui devo ringraziare tantissimo Rockstar Games per aver sviluppato tutta questa bellezza qui. E signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che anche voi insieme a me abbiate vissuto l'emozione di riscoprire anche questi vecchi titoli, no? Vederli nella sua mappa, nel suo manuale, tutto profumato, eccetera eccetera. Fatemi sapere qua sotto con un commento qual è il vostro GTA preferito, o quale avete giocato per primo, o quali possedete. Vi tengo davvero tanto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportarmi il canale. Commentate, condividete. Se avete voglia seguitemi su TikTok e Instagram. E noi ci vediamo con un prossimo video. Woo!